Torniamo dopo questa pausa pubblicitaria con i nostri amici, perché se siamo a casa dei amici li avremo da qualche parte gli amici. In questo caso non li abbiamo in studio, ma ce l'abbiamo in collegamento, siamo riusciti con il dottor Massimiliano Magni di Riabilita. Buongiorno! Buongiorno, direttamente dallo studio di Frattocchie. Oh, perché giustamente tutte le volte che noi parlavamo in studio delle 97 sedi di Riabilita, del network Riabilita, dovevamo dimostrare che c'è una sede, no, dal quale fare il collegamento. Abbiamo approfittato oggi, giusto? Sì, dallo sfondo sembra che sto al bagno della struttura, ma in realtà è uno degli studi medici, quindi dietro c'è il lavandino col dispenser per il sapone, l'igienizzante. Quindi. Ecco, è un modo anche per, come dire, sentirti a casa, più a casa tu, no? In qualche modo, e noi entrare in quella che è la tua realtà. Allora, iniziamo subito, Massimiliano, perché io vi ricordo, come sempre, il dottor Massimiliano Magni del Network Riabilita, è un fisioterapista. Oggi parleremo dell'ernia del disco. Sì. Quindi direi, come dire, di iniziare a spiegare anche ai nostri amici di che cosa si tratta, come si definisce anche. Sì, cioè, è una delle frasi più comuni, c'ho l'ernia. Allora, anche alla romana, c'ho l'ernia, tutto sì, attaccato, c'ho l'ernia con due L, esatto. Sì, tutto attaccato. Allora, diciamo che all'interno del nostro torace c'è la famosa colonna vertebrale e le vertebre sono tenute insieme tra di loro anche dai dischi intervertebrali. Questi dischi hanno lo scopo appunto di unire i corpi delle vertebre, ma anche hanno la funzione di ammortizzare i carichi. Il disco intervertebrale è formato da un nucleo polposo che è al centro proprio, immaginiamocelo come una pallina gelatinosa, e per lo più è formato da acqua, e poi c'è un annulus fibroso intorno che la contiene. Quando diciamo, la pallina interna, quindi del nucleo polposo, fuoriesce verso l'esterno e rompe l'annulus fibroso, abbiamo la fuoriuscita della cosiddetta ernia. Io mi sono portato un pezzo anatomico questa mattina, ecco. Potete vedere meglio. Volevo tranquillizzare i telespettatori, non l'ha preso da un paziente, no, perché... No, non è un cadavere, quindi... Quindi questo è il corpo vertebrale praticamente, no? La vertebra. La parte bianca è l'annulus appunto fibroso, e adesso ve la giro, magia, effetti speciali oggi. La parte rossa, che si vede penso, sì, è quando appunto il nucleo polposo fuoriesce, e questa qui è quella che poi noi definiamo in medicina ernia del disco, ok? Quindi questa è l'ernia del disco. Finalmente l'abbiamo vista anche nella pratica, no? E quindi tutte le persone che diranno in questo momento, che dicevano forse, ecco, ho l'ernia del disco, adesso no, non è vero, non ce l'ho. Quindi invece di andare dal medico, insomma, lo vedranno da questa dimostrazione. Ma volevo chiederti, Massimiliano, adesso a parte gli scherzi, quali sono i sintomi che ci fanno, come dire, ecco, allarmare? Allora, in realtà diciamo, può esserci per tutti i gusti, diciamo, nel senso che non è detto che chi ha l'ernia del disco abbia dei sintomi. Anzi, anni fa è stato fatto uno studio in America dove persone tra i 20 e i 90 anni che non avevano nessun sintomo alla colonna vertebrale sono stati sottoposti ad una risonanza magnetica. E tantissime di queste persone avevano comunque tra i reperti diagnostici anche l'ernia del disco. Questo perché? Perché il disco è scarsamente innervato, e quindi è una struttura che non è innervata, è una struttura che non dà dolore, e quindi diciamo il dolore spesso si manifesta, il più delle volte si manifesta quando la fuoriuscita dell'ernia entra in contatto con le radici nervose che emergono dai lati della colonna vertebrale. Ecco, io riprendo il modellino un attimo, aspettate, ecco qui, vedete che oltre al rosso, qui vicino ci sono in giallo ci sono le radici nervose.
Quindi quando il materiale che fuoriesce entra in contatto e in compressione, appunto, va con la radice nervosa, la persona avverte il dolore. Quindi, diciamo, in linea di massima possiamo avere due manifestazioni di dolore più localizzata, che appunto è quella della zona, diciamo, se parliamo dell'ernia nella zona della parte bassa della schiena, abbiamo un dolore lombare, quindi la lombalgia, il mal di schiena, usando una terminologia più semplice, o nel caso in cui c'è la compressione, ad esempio, del nervo sciatico, che è quella più frequente, abbiamo una sciatalgia e quindi quella sensazione di formicolio, di bruciore, di morsa che va dentro la gamba e arriva fino al piede, o una lomboscialgia quando viene coinvolta sia la zona lombare e anche appunto la sintomatologia che va lungo la gamba. Questi diciamo che sono i sintomi più frequenti. Benissimo, Massimiliano, adesso volevo, come dire, intraprendere un discorso che riguarda l'aspetto diagnostico, quindi tutta la parte della Sì. diagnosi, a chi bisogna rivolgersi in prima battuta, come arrivare poi e se arrivare al fisioterapista. Sì, allora diciamo che in linea di massima, come dico sempre, oramai ci conosciamo da più puntate, il riferimento dovrebbe essere il medico di famiglia. Certo. Quindi confrontarsi con il medico di famiglia. Se c'è un fisioterapista di fiducia, noi abbiamo tanti pazienti di fiducia nelle nostre strutture che quando hanno un dolore o un problema, si dirigono subito da noi. Quello che noi facciamo solitamente è un consulto gratuito. Per andare un attimino a determinare se il paziente ha più la necessità di fare un percorso di tipo riabilitativo e quindi lo indirizziamo solitamente dal medico fisiatra, che è lo Sì. specialista appunto dei percorsi conservativi, riabilitativi e può aiutare il paziente anche con una terapia farmacologica. E ovviamente nel caso in cui ci sono dei segni neurologici importanti, per i quali c'è il sospetto di dover ricorrere alla chirurgia, ecco, in quel caso solitamente indirizziamo il paziente dal neurochirurgo. Benissimo, benissimo. Ma adesso passando ai trattamenti, no? Quali potrebbero essere anche le opportunità, insomma, i diversi trattamenti? Sì, allora diciamo che in linea di massima si va dai trattamenti meno invasivi a quelli più Invasivi, invasivi. certo. Invasivi. Ovviamente in prima battuta può essere necessario e consigliato una terapia farmacologica per aiutare il paziente ad eliminare il dolore e ridurlo. Poi sicuramente se il paziente non è chirurgico, quindi se la sintomatologia non è chirurgica, può essere molto utile un percorso riabilitativo, fisioterapico. In questo caso, il più delle volte, c'è una prima fase terapeutica in cui il fisioterapista si concentra nell'aiutare il paziente attraverso una strumentazione, attraverso delle terapie strumentali o terapia manuale, che hanno lo scopo e l'obiettivo di ridurre l'infiammazione e di alleviare i sintomi dolorosi del paziente. In una seconda fase, ovviamente, si cerca di lavorare sulla causa e quindi si aiuta il paziente nel migliorare la postura, nel migliorare la sua capacità di carico e questo tipo di lavoro ha lo scopo anche di ridurre il rischio di avere delle recidive, quindi di Certo. trovarsi poi nei mesi o negli anni successivi con lo stesso problema. Quindi, Ovviamente, quando sì. invece la problematica è di tipo chirurgico, sarà il neurochirurgo a decidere il tipo di intervento. Anche lì andiamo da quelli meno invasivi come la microdiscectomia, quindi si va a rimuovere una parte del disco che genera la compressione, alla discectomia, che è un tipo di intervento un pochino più invasivo, alla laminectomia, in cui viene rimossa una parte dell'osso proprio della vertebra per fare spazio.
e in alcuni casi anche si arriva all'artroplastica in cui si va appunto proprio a sostituire il disco. Quindi non, ovviamente non entro nello specifico della No, tematica assolutamente, perché perché ogni caso è a è sé, no? giusto che assieme soprattutto che della parte chirurgica poi si entri nello specifico chirurgo, ecco. Assolutamente. Quindi diciamo che comunque il fisioterapista alla fine della fiera ha sempre un ruolo fondamentale, diciamolo. Beh, assolutamente sì, perché comunque ci tengo a tranquillizzare gli ascoltatori, ma nell'85%, 90% dei casi sono problematiche che si risolvono attraverso un approccio di tipo conservativo. E quando parlo di approccio conservativo, quindi diciamo, il trattamento è quello farmacologico e riabilitativo. Il farmacologico ovviamente non è la cura, non risolve, non va alla causa, ma gestisce i sintomi, aiuta il paziente in una fase. L'unico e vero trattamento che va ad agire sulla causa, agendo sulla postura, sullo stile di vita, sulla mobilità articolare del paziente che ha questi problemi, è la fisioterapia. Assolutamente. Assolutamente. Io ti voglio ringraziare Massimiliano come sempre per la puntualità, la precisione, l'informazione. Vogliamo lasciare in conclusione il contatto di Riabilita, così poi ci ritroveremo in studio la prossima settimana. Perfetto, allora il numero verde è 800 12 48 66 oppure chi lo desidera può ricevere maggiori informazioni anche sul sito che è www.riabilita.com, ricordo R-I-H-abilita.com. Benissimo, grazie ancora Massimiliano per questa informazione, questo approfondimento dedicato alla salute e al benessere. Noi ci vediamo il prossimo martedì, non mancare. Assolutamente no, spero di essere in studio. Un Va bene. abbraccio forte, ciao. Una giornata a tutti.